Stasera sono presenti due capolavori delle Gallerie degli Uffizi, la Madonna del Cardellino di Raffaello e l'Annunciazione di Leonardo da Vinci. Per via della digitalizzazione sulla piattaforma di Cinello ora sono anche fruibili in parti del mondo che sono distanti oppure anche in ambienti più domestici. Mi chiamo James Bradburn, io sono dall'ottobre 2015 direttore generale della Pinacoteca di Brera e la Biblioteca Nazionale Bredense. Ci sono opere che non si spostano da un parete all'altro, sono talmente delicate. Abbiamo opere qui che non possiamo neanche toccare, sono lì. Sono andato via due volte nella prima e seconda guerra e basta, la Raffaello per esempio. Quindi non tocchiamo, non possiamo inviare il Raffaello, però niente preclude di inviare un altissimo livello, una versione digitale. È una riproduzione, una copia, oppure è un ennesimo originale. Quindi io non vedo le cose talmente discretamente posizionate. Io vedo l'iniziativa Cinello in un spettro in cui situano gli oggetti che mi portano o ci portano verso un approfondimento del nostro rapporto con la cultura. La cosa che mi piace con questa iniziativa è che non tradisce, non è banalmente commerciale, non tradisce l'oggetto, fa parte di una serie di modi di sperimentare l'arte, la cultura, e alla fine l'originale rimane l'originale, non contamina l'originale, fa parte di un percorso di appropriare l'originale che divenga nostra cultura. Sono Alberto Rocche, ho il piacere di essere dottore della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, dove ci troviamo, e direttore della Pinacoteca. Siamo nel centro della città di Milano, così come ha dimostrato Leonardo da Vinci in una mappa di Milano che è conservata in questo luogo, e siamo il museo più antico di Milano, essendo nato dalla fondazione di Federico Borromeo nel 1618, quando egli donò la sua collezione di dipinti alla Biblioteca Ambrosiana. Dal punto di vista estetico, per il museo che deve sostituire un'opera mancante, è molto più interessante avere una riproduzione ad altissima definizione che non invece semplicemente una fotocopia. Il pubblico ha molto apprezzato e l'alta qualità dell'immagine consente davvero una fruizione davvero unica del dipinto, anche se il dipinto è altrove. Riproducendo ad alta definizione le opere si attesta quale sia il loro stato conservativo in un determinato momento storico e se ne assicura anche la sopravvivenza nel caso malaugurato in cui le opere dovessero andare distrutte o perse. Allora, fare una mostra impossibile dove vi sono degli originali, ad esempio di Leonardo, e delle riproduzioni digitali, penso possa essere sicuramente interessante. Spesso la movimentazione delle opere non è semplice, a volte anche rischiosa per la tutela delle opere stesse. Le Gallerie dell'Accademia di Venezia sono il più grande raccolta di opere d'arte veneziano, ma sono molto interessanti anche dal punto di vista della loro sede. Ospitate nella più antica delle scuole grandi di Venezia, con importanti segni del Rinascimento, del primo Rinascimento, contengono anche la primizia assoluta dell'architettura di Andrea Palladio a Venezia, la grande facciata del convento dei canonici lateranensi
che voi vedete alle mie spalle, collezioni che naturalmente si distinguono per presenze eccezionali come la Tempesta di Giorgione, ma anche come l'Uomo Vitruviano di Leonardo, grandi tele di Tiziano, di Tintoretto, di Paolo Veronese. La collaborazione con Cinello ci è stata innanzitutto proposta dal Ministero per i Beni Culturali. È un'iniziativa ufficiale che cerca nuove vie di conoscenza, di valorizzazione, ma anche di conservazione dei capolavori custoditi in alcuni dei più importanti musei di Stato del nostro paese, ma anche in alcuni musei privati come la Pinacoteca Ambrosiana. È con quest'ottica che insieme con i funzionari, tra i funzionari del museo e lo staff di Cinello, abbiamo effettuato la selezione delle opere che ci potrà servire nei casi in cui noi non potremo concedere, saranno la maggior parte, il prestito di questi capolavori, ma naturalmente costituiranno anche un'ottima occasione per arricchire le entrate dei musei. In un luogo come questo, che è nato da un'Accademia di Belle Arti, quindi un luogo dove i giovani si formavano, erano alla page, facevano le ricerche più nuove e più sperimentali, poter consentire questo incontro tra opere d'arte del passato e le tecnologie più avanzate mi sembra qualcosa di molto affine al nostro spirito e al nostro DNA. Mi chiamo Simone Verde, sono il direttore del complesso monumentale La Pilotta e il nostro museo ha preso parte a questo progetto di realizzazione di alcune copie dei capolavori presenti nelle nostre collezioni in formato digitale. Non si tratta soltanto della replica digitale di alcune opere, ma si tratta di un incontro, di un matrimonio fra il livello più alto accessibile alla tecnologia, per così dire, applicata alla storia dell'arte in fase storica, in questo caso rinascimentale, barocca, neoclassica, per costruire dei capolavori del giorno d'oggi traendo ispirazione dal passato. Queste copie in effetti non sono semplicemente delle copie, come farebbe pensare appunto il termine che utilizziamo, ma sono delle interpretazioni raffinatamente tecnologiche di questi originali che creano degli altri originali che però sono conformi alla cultura e alla sensibilità del contemporaneo. Nel momento in cui sto parlando, la scapigliata di Leonardo da Vinci si trova al Louvre per una mostra sui 500 anni dalla morte del maestro. Il fatto di disporre di una versione contemporanea di questo capolavoro ci permette di esibire questa riflessione tecnologica sull'opera del maestro nelle nostre sale, colmando una lacuna e mantenendo intatto il senso della successione cronologica e tematica delle opere che sono nella galleria. La natura di questa versione tecnologica della scapigliata ovviamente non è tale da sostituirsi all'originale, ma da aprire una riflessione sul rapporto fra arte e tecnologia nel tempo presente.